Assessore, allora sgombriamo il campo da ogni dubbio sul sottopasso di Ponte Sasso. La responsabilità non è di nessuno, c'è una causa-effetto imponderabile a questo punto. Purtroppo è successa una cosa che non capita quasi mai in questi lavori. Dopo un po' di mesi che il calcestruzzo si è formato, sono state osservate delle fessurazioni. Questo è stato approfondito nelle settimane scorse e effettivamente, coinvolgendo anche esperti del settore, si è scoperto che gli inerti che sono stati usati nel formare il calcestruzzo avevano degli elementi estranei, avevano delle sostanze strane, degli alcali aggregati che determinano il fenomeno, cioè la miscela del calcestruzzo comincia a fratturarsi, a espandersi. Quindi, diciamo così, il lavoro è stato fatto molto bene, il progetto molto bene, la direzione dei lavori accurata, il collaudo perfetto. Tuttavia, quando capita un fenomeno del genere, dopo qualche mese che si sono formati i manufatti, può avere sì questo fenomeno che va corretto, va prima monitorato, capito bene, comunque corretto con un ulteriore intervento che ovviamente prevederà parziali demolizioni e sottostrutture al fine di garantire la perfetta efficienza dell'opera. È chiaro che per noi questo è un elemento di disturbo, anche arrabbiatura personale forte, perché nel momento in cui siamo riusciti con grande sforzo e una bella architettura amministrativa a conseguire questo risultato di dare un'opera così importante a una località che l'aspettava da decine di anni, avere questa tra virgolette sfortuna è davvero una cosa notevole, di difficile gestione, però questo è e va corretta, cioè quando nella vita si incontra un problema poi bisogna lavorare per risolverlo, è quello che stiamo facendo.